Buongiorno a tutti, anzi in realtà per meglio dire buonanotte a tutti perché io tra un po' devo andare a letto. Non è ancora terminata la partita tra Milano e Genoa, mancano 10 minuti, sono ancora 0-0. Ho visto la super parata di Maignan su Dragusin e devo dire la verità, ci ho un po' sperato perché la vittoria del Genoa sarebbe bella, interessante, anche in prospettiva di scontro tra Juventus e Milan tra qualche settimana, però. Lasciamo da parte, voi quando vedrete il video delle pagelle, la partita del Milan sarà già finita, avrete tutto ben chiaro in testa. Io devo per forza di cose registrare prima, perché? Perché in questo momento sono a Roma, starò per entrare all'Olimpico per vedere Lazio-Atalanta e poi questa sera giocheremo la prima di Youtuber League, quindi ho dovuto registrare le pagelle in maniera preventiva. Ho caricato però, anche se mentre registro non l'ho ancora caricato, un video in cui parlo del record di Allegri, che è quella che è la mia richiesta nei confronti di Massimiliano Allegri per cercare di fare una stagione come Dio comanda, come piacerebbe a me perlomeno, arrivati a questo punto e avendo ragionato su tutte quelle che sono le voci all'interno della vicenda. Ve lo lascio qui sopra nelle schede. E proprio da qua voglio ripartire, voto 6 a Massimiliano Allegri, non ci starò sopra tanto, le motivazioni sono in quel video lì, una piccola battuta per terminare, alla fine il papà di McKennie si vede che aveva ragione, per chi non avesse visto nella settimana scorsa il tweet, il papà di McKennie consigliava, diciamo così, ad Allegri di schierare Weston come mezzala di destra e Weah come esterno nel 3-5-2, quindi erano delle indicazioni tattiche che Allegri ha preso, si è trascritto, poi oggi ha utilizzato. Ovviamente è una battuta per sapere tutto quello che penso della gestione di Allegri in questa partita, c'è il video post partita e appunto il video che vi ho messo qui sopra nelle schede. Voto 6 a Szczęsny, poco e niente il Toro. Szczęsny risponde presente su un'inzuccata di Duvan Zapata e poco altro, quindi direi che la difesa ha retto abbastanza bene e il nostro portiere non è arrivato a fare il terzo clean sheet consecutivo, che è qualcosa da assolutamente non sottovalutare, perché ritrovare anche un po' compattezza lì dietro non è assolutamente male, soprattutto dopo una partita come quella di Bergamo, dove comunque l'Atalanta aveva creato delle occasioni, quindi bene così. Voto 7 a Federico Gatti che trova il primo gol in Serie A. Io vorrei vedere, e so che è quasi impossibile, però mi piacerebbe veramente vedere quella voglia lì in tutti i calciatori, quella rabbia, perché non mi viene una parola diversa da rabbia. Gatti è sempre arrabbiato e credo che per arrivare a giocare a questi livelli e vestire la maglia della Juventus si debba avere una rabbia diversa dagli altri. E Gatti ce l'ha e quindi mi ha emozionato nel suo gol, mi ha emozionato anche nella cattiveria con cui è andato ad attaccare la porta ben due volte, perché poi era entrato già il primo tentativo e poi ha ribadito in rete pure il secondo. E poi secondo me quel gol di Gatti ha dato entusiasmo a tutto l'ambiente, ai calciatori singoli, perché ho visto anche la commozione nei compagni di Pinsoglio, di Szczęsny, di Danilo, visto veramente tutta la squadra che era insieme a Federico Gatti. In questo gol qui ho visto che anche lo stadio ha risposto presente, quindi molto bene, la cornice secondo me fa sempre tanto, osservi il quadro certo, ma la cornice colpisce, non è mai scelta per caso, e quindi il quadro è il gol di Gatti, la cornice è tutto quello che significa. Il gol di Gatti è tutta quell'emozione, quell'emotività che ha portato anche il gol di Gatti, quindi voto 7 in pagella. 6 e mezzo a Bremer che ha preso in prestito, come lui stesso ha detto su Instagram, il turbante a Giorgio Chiellini. E devo dire la verità: forse oggi è la prima partita in cui Bremer mi convince davvero in stagione. E spero che sia la prima di tante, perché è un po' un diesel, il fisico di un diesel. Quei muscoli pesano e per portarseli in giro serve consumare ADP. E spero che quella preparazione che è stata fatta nelle settimane precedenti si è ormai smaltita e che ora Bremer possa iniziare ad essere il giocatore che avevamo in testa anche l'anno scorso. Da migliorare assolutamente la precisione, la freddezza in quei piedi quando si imposta il pallone. Però da Bremer non puoi chiedere solo quello. Bremer deve chiedere una solidità difensiva di un certo livello e spero che possa trovarla con continuità. Voto 6 e mezzo a Danilo, mi ha commosso in più di un'occasione in realtà quella sua voglia di fare un po' più del compitino, perché nelle ultime partite avevo visto un Danilo rassegnato, no? Al minimo indispensabile. Invece quella sgroppata sulla palla di Yildiz nel finale, quella volontà di uscire in anticipo per poi dare quella palla lunga a Moise Kean e far ripartire la Juventus in velocità, Danilo sta ritrovando Danilo.
perché davvero, secondo me, da qualche partita a questa parte, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, stava trovando dei limiti. E abbiamo assoluto bisogno di questo giocatore perché è troppo importante per la Juventus di oggi e deve essere concentrato 38 partite su 38, perché questo è un ottimo esempio per tutta la squadra. C'è mezzo Danilo. Otosewea, mi sarebbe piaciuto dargli anche un po' di più, però lo vedo ancora un po' e prendo in prestito la parola che Allegri ha utilizzato per descrivere la sconfitta di Reggio Emilia, farfallino. Lo vedo un po' farfallino perché lo vedo andare ancora un po' troppo in giro per il campo, ha delle sgasate interessanti, ha una velocità veramente importante e dobbiamo ancora imparare a sfruttarla. Torna a titolare da un pezzo, da Bologna. Da Juve Bologna, quindi era la seconda giornata di campionato, se ne è fatte altre 5 in panchina per poi tornare titolare. Secondo me nel primo tempo è stato uno dei più propositivi e poi si fa tutta la partita, quindi assolutamente una buona notizia, però deve essere meno farfallino. Utilizzo ancora questa parola perché secondo me descrive alla perfezione UEA, però questo è un ragazzo che ha potenzialità, secondo me. Dobbiamo ancora imparare a sfruttarla al meglio. 6 e mezzo McKennie è secondo me la grande sorpresa di questa prima parte di stagione. Ho temuto tantissimo per il suo ginocchio nel primo tempo perché mi sembrava si fosse fatto veramente male. E McKennie Weston è secondo me anche un po' la dimostrazione che rimettendosi in gioco e lavorando si possono ottenere dei risultati, perché McKennie in questo momento è forse il giocatore che cerca di più la velocità nella manovra, cioè anche tecnicamente mi sembra migliorato, poi fisicamente sta molto bene, mentalmente pure, ma insomma è migliorato anche tecnicamente. Non so se questa cosa derivi un po' dai ritmi della Premier dell'anno scorso, dall'esperienza di Premier dell'anno scorso. McKennie mi sembra un giocatore diverso rispetto a quello che abbiamo fatto andare via. McKennie era un giocatore a cui io ho sempre dato tanto affetto, perché secondo me è il prototipo del calciatore che deve inseguire la Juventus in questo momento, e cioè un investimento non troppo elevato per un giocatore che ha margine di miglioramento e che poi al massimo lo cedi a tanto. Ecco, la Juventus era andata esattamente lì, poi lì si è retrocesso, McKennie è tornato, abbiamo pensato tutti potesse partire, nessuno lo considerava un titolare, e lo è. E lo è, e anche giustamente, che sia sull'esterno che sia in mezzo al campo, McKennie oggi è un giocatore da Juventus, anzi esagero, oggi McKennie è un giocatore sopra la media della Juventus attuale. E secondo me ha fatto una prestazione buona anche oggi, voto 6 e mezzo. Locatelli, voto 6, non mi è piaciuto tantissimo la centesima apparizione con la maglia della Juventus, io da Locatelli continuerò questo mantra perché al terzo anno di Juventus bisogna iniziare a pretendere qualcosa in più. È sicuramente penalizzato dalla posizione nella quale gioca, non è assolutamente il suo ruolo naturale, però al terzo anno di Juventus e dopo 100 partite con la Juventus il compitino non mi va più bene. Voto 6 per Locatelli. 5 e mezzo a Rabiot, differenza di Bremer, secondo me Rabiot non ha ancora smaltito al 100% la preparazione che non ha fatto in America come i compagni, quindi probabilmente da questo punto di vista Rabiot è ancora indietro, ma da un giocatore come Rabiot chiedo qualcosa in più. Perché è uno dei giocatori più pagati della rosa della Juve, uno dei giocatori più pagati della Serie A, uno dei giocatori più internazionali all'interno della nostra Lega di calcio italiano, ed è uno dei giocatori che l'anno scorso è stato più determinante e trainante per la Juventus. Quindi io da Rabiot pretendo, esigo qualcosa di più perché so che lo può fare. Poi se è un discorso fisico sicuramente verrà fuori, se il problema è un altro, allora bisogna lavorare per risolverlo al meglio. Voto 6, mezza Kostic, un po' spento, isolato nel primo tempo, diciamo che si avvia nel secondo dopo l'assist a Milik e dopo un paio di coperture importantissime per quella che è stata l'economia della partita prima di cedere il posto e di essere sostituito per far spazio ad Andrea Cambiaso. Però Kostic pian pianino, perché veramente pian pianino, sta ritrovando un po' la sua dimensione e quello che sa fare meglio. I più uno al fantacalcio, dato che sei la generazione del fantacalcio alla PlayStation. Voto 5 Miretti. Credo che non sia una coincidenza che il voto più basso in assoluto, l'insufficienza più rotonda, vada attribuita a un giocatore che è stato sostituito fino a primo tempo. Ma poteva uscire chiunque, eh? Primo tempo poteva uscire chiunque, forse soltanto Ken, McKennie e Weah erano quelli che salvavo un po' di più nel primo tempo rispetto a quegli altri. E vabbè, Szczęsny senza voto. Però Miretti ha fatto una partita altro che farfallina qua. Ha fatto
fatto una partita da giramondo, non ha avuto un vero e proprio ruolo, ha girato per il campo un po' tre quarti, un po' mediano, un po' mezzala, a volte anche un po' sull'esterno. Primo tempo brutto della Juve, si traduce in un voto insufficiente per Miretti, esce lui, cambia la Juventus, ma non solo perché esce lui, perché cambia il famoso atteggiamento, che voglio continuare a mettere in primo piano all'interno dei discorsi. Chi ha visto il video che vi ho lasciato nelle schede lo sa, e la Juventus cambia. Giocatori, ruoli, moduli o atteggiamento, un po' tutto secondo me. Voto 6,5 a Ken, che avrebbe strameritato almeno un gol, perché il gol che fa in apertura di partita è clamoroso, ha fatto un gol veramente clamoroso, e perché ha fatto anche quello stop incredibile che veramente solo a guardarlo mi viene male. In live ho detto che se faccio uno stop come quello che ha fatto Ken mi devono ricoverare e operare d'urgenza, e probabilmente per almeno 5-6 anni smetto di camminare. Mi dispiace perché Ken si è sbattuto tanto e meritava un gol nel derby che non ha ancora mai segnato, sperando che il prossimo derby possa essere quello giusto. Però una buona partita di Moise Ken, che era praticamente l'unico attaccante a disposizione della Juventus dal primo minuto, e ripeto, secondo me meritava anche un po' più fortuna, perché a disposizione della squadra si è messo e lo fa sempre. In realtà è un giocatore molto generoso, che però secondo me deve imparare a essere più impattante nelle partite, perché sennò non diventerà mai un giocatore importante per delle squadre importanti, ma semplicemente o un giocatore, una seconda linea in squadre come la Juve, o un giocatore importante in squadre di livello inferiore. Ormai non si scherza più, 23 anni, va per i 24, ormai anche i 2000 non sono più da considerare giovanotti che alle prime esperienze con il calcio, non è più così. Voto 7 a Milik, 7 perché più che altro cambia la partita, semplicemente. Lui entra e oltre al gol trova anche quell'inzuccata, quell'incornata che ha preso forse troppo bene e ha tirato in bocca a Milinkovic-Savic, però serviva una scossa, la scossa l'ha data Milik, ripeto, non so se per il ruolo, non so se per il fatto che sia un attaccante, non so se per il fatto che la Juventus è cambiata tutta nell'atteggiamento, però una scossa serviva e quella scossa l'ha data Arek Milik. Giocatore importante, al secondo gol consecutivo in casa, inizia a mettere da parte qualche più tre pure lui. Voto 6 a Cambiaso, è entrato al posto di Kostic, niente di che, si è preoccupato di limitare un Bellanova ammonito nel primo tempo, ha tenuto botta, ogni tanto è venuto dentro al campo come piace a lui, niente di più da segnalare. Invece c'è da segnalare su Yıldız, perché ha giocato poco, perché ha giocato i 6 minuti di recupero più 6 minuti finali, ed era rimasto credo 10 minuti a bordo campo perché la palla non usciva mai, quindi ha giocato meno di 15 minuti canonici da voto, ma gli voglio dare 6,5 perché è perché mi ha conquistato, cioè in realtà mi ha conquistato le prime volte che l'ho visto giocare tecnicamente, cioè si vedeva che tecnicamente era un po' più degli altri, però io sono sempre un po' cauto con questi ragazzi, anche adesso non voglio dare un giudizio definitivo, però questo sembra aver capito il gioco del calcio più degli altri della sua età, quindi rischiamo davvero di ritrovarci tra le mani un giocatore forte anche già senza aver mai calcato dei campi da calcio di Serie A o delle competizioni europee di livello. Questo sembra già un giocatore importante, non so che altro dire, e quindi me lo tengo stretto e voglio continuare a monitorarlo. Sono contento che la Juventus stia lavorando da questo punto di vista, perché come dicevo anche per Pogba poco tempo fa, Paul è stato forse il giocatore che mi ha dato di più, perché era uno di quelli che non hai pagato, te lo sei ritrovato lì quasi a zero, e poi ecco cos'è diventato Pogba. Abbiamo necessità di un nuovo Pogba da quel punto di vista. Poi gli auguro di diventare Pogba, di fare la carriera di Pogba fino a quando è stato Pogba calciatore, spero che possa terminarla in maniera diversa, però noi abbiamo bisogno di un giocatore che faccia quel percorso lì. Gli auguro tutte le fortune del mondo, perché Pogba direi che si è tolto le sue soddisfazioni dal punto di vista dei titoli e dello status che aveva raggiunto nel calcio mondiale. E quindi niente, queste sono le pagelle, Juventus 2, Torino 0, ora ve le carico, creo la miniatura, metto tutto a posto, programmo i video e poi vado a letto, perché domani mattina, oltreno veramente molto molto presto, Roma mi aspetta. Ci vediamo al Ciriaci, se sarete al Ciriaci per Juventus Lazio di, anzi Lazio Juventus di Youtuber League, o all'Olimpico, se sarete all'Olimpico per Lazio Atalanta. Ciao ragazzi!